Rieccoci amici e amiche, Cat Quest 3, pagina di un giallo. Allora, qui dobbiamo capire un po'. Ok, siamo vicini a portare la lettera. Forse devo andare direttamente qui. Ecco dove era. E qua dovrebbe esserci anche quello della lettera che diceva il tipo là. Allora, vediamo un attimo. Oh! Un amuleto! Altri tre subito dietro. Aia. In mezzo video. Sono vecchie ossa. Bello che dorme. Ah, abbiamo... ci hanno proprio truffati. Oh, caspita. Infatti, truffati. Pingere più la triste. Via. Allora qua forse possiamo solo aumentare l'abilità. Qui. E non farebbe male, eh?
adesso non ci vuole per farcela, adesso 22 l'uno di danno, eh? Vediamo 10, dai. Perfetto, dai. Anche perché poi i soldi non so che cosa servono. Sinceramente non me li ricordo più. Questo di una volta. Cosa? Perché ti vuole? No, no. No, è quello che voleva il padre, lì, quello di pesca. Se non l'avete visto, guardate gli episodi prima. Lancia fulmini. Ah, qua ci vogliono le pietre. Non le ho. Grazie che mi hai regalato una. Ma devo esplorare, mi sa. Ecco come si fa a riparare la nave. Aia. Ah, ci vuole. Ho paura che ci sia poco da fare, però.
mi ha preso. Fuori. È un po' fatto brutto qua. Dai, è bravo. Su quali denti è? Porca. Oh, stavo quasi morendo. Portiere vuoto non è mai bello. .4 Come faccio a entrare di qua? Ma sono morto perché sono uscito, ma sei fuori, Marco! Sbaglio tasto! È gigantesco proprio! È una papera. E vai. Qua forse c'è il libro. C'è il libro.
Vabbè, sono qui a full vita. Perfetto. Dai, già. Cominciamo anche qui a avere cose strane. Scusa, ma come facciamo qua a ammazzare questo? Pure fortunato. No, 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 no. No. No, è fortunato. E vai. Perfetto. Attenzione adesso, eh. Perfetto. C'era un punto. C'era uno di due i trofei. Non c'è nulla. Ah, l'ingresso.
Cadenza di fuoco? Bello! Pieno. Vabbè. Dormi. Ce l'abbiamo fatto. Bella tosterella, adesso bisognerebbe tornare di là però. Basta qua! Serio? Vai, vieni qua. Vieni. Vieni qui. Non vieni qua, eh. No, vieni. Un po' più stupido. è venuto, raga. Che stupido. Vai, sto massacrando tutte le navi grosse, raga. Bravo Marco, dai, riparo la nave. Oh, smettila, dai. Porca, mi ha ammazzato. Ci voleva. Oh dai, sei serio? Ma ritornano quando si muore. Per molto tempo. Se muoiono, se non muoiono, questo è un punto dove dobbiamo farla più avanti. Ma di qua possiamo andare? Non facciamo assolutamente nulla e loro ci segano con un colpo. Assolutamente no.
dai. Carote in mezzo là. E poi. E vabbè, insomma, dai. Però se sono lì. Cioè. Torna anche indietro. Come ero livello 20, raga. Quell'isola là è potentissima. Tosto, 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 tosto. Adesso devo capire un po'. Ah, che fa un arrivato. Ah, con la nave pirata anche. Grande. Allora, là sono troppo forte. Vediamo che troverà. Come prima era quel tesoro. Bravo Marco. Forte. Non so come era così. Devo ripararla.
sgatturato. Aspetta, che cos'è che vuole adesso? Pappagallo volante. Fatto bellissimo comunque, raga. Adesso dovrei tornare indietro per... No, infatti neanche io lo vedo. Questo che cos'è?
l'ho distrutta l'altra volta. Il posto è maledetto. Vabbè, finché così la riparo. Il problema è quando arrivano loro che... Io adesso devo tornare dove? Secondo me devo tornare di là. Gioco dei pirati mi ha fatto venire voglia di giocare. Uno è un gioco dei pirati simile, che è molto bello, che non mi ricordo più come si chiama, insomma, che è pure una ditta italiana tra l'altro, e l'altro il Starbone. Non mi faccio nulla. Ciao, giro dall'altra parte, va che... Ah no, qui c'è sì. E poi mi ricordo un po'. Stare molto attento. La spada, non è niente male. No. No, tutto. Dai, che ti faccio accendere 35. Li ho fregati! Mi salite sulla mia barchetta, li ho fregati! Protagonista esperto!
progetti di nave, bella. Ah, io l'unica cosa che spero non sia corto. Perché sto vedendo che sto facendo parecchia roba. Va bene. L'abbiamo fatta, siamo sconfitti, cattivoni. Qual è il livello 8? Siamo subito a vederla. Sarà lenta però, proviamola. No, non è lenta per niente. Sta di brutto. Dai, andiamo a prendere la nostra bacchetta. Visto che bello questo anno, con la bacchetta. Oh, non è niente male questa ascia. Artiglia 10. Non è male niente di artiglia. Sì. Vediamo cosa c'è qua. Interessante. Oh! Una torre d'oro? Bloccato. Più niente. No! Dopo 10 anni ho trovato la prima chiave e adesso lo ammazzo. Che sfortuna sto povero rato. Pirato. No. Cattivone. Oh, eravamo quasi vita morte. Non ce l'abbiamo, secondo piano ce l'abbiamo! Incredibile, ce ne saravamo. Esatto, lo sapevo. Fanno male, fanno malissimo, non sono stato molto attento, però fanno malissimo questi cazzo. Incredibile. Che cosa faceva col triangolo?
No, sono forti, raga. Sono veramente forti. Vabbè, usciamo, dai. Andiamo là. Ritorniamo un'altra volta quando siamo un po' più. Forse livello 40, noi siamo livello 20, credo. Ah, due player. Sì, questo gioco si può giocare anche in due. Normalmente io ci gioco quasi mai in due perché non riesco mai a capire chi sono io, chi è Leonardo, per dire, e non è il papà c'è quello. Però si potrebbe fare anche un qualcosa a due. Livello 22 e quelli là di livello 40 è impossibile farlo. Allora, non possiamo ancora far nulla, credo che dobbiamo prendere una rete da pesca, qualcosa, boh. Ok, questo vuole cosa che non ce l'abbiamo. Dovrebbe essere qua, se non sbaglio. Qui era la cosa dei libri. Dai, andiamo col secondo. Bello questo libro. Perfetto. Che tra l'altro ce l'ho. Questo cura e basta. L'altro mi dava anche 8 di... Ok, amici e amiche. È tanta roba sto gioco, tanta roba, è un attimo a far passare un'ora. Ci vediamo al prossimo mega episodio.
mi raccomando, iscrivetevi al canale di Marco Drums Games qui su YouTube, su Twitch e sui social, lascio il link in descrizione, ma la cosa importantissima è qua su YouTube, se volete commentare e mettere un mi piace, grazie infinite, ma l'iscrizione che è gratuita è il premio migliore che potete farvi. Grazie, ciao.